Buongiorno a tutti quanti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, Lorenzo qua per voi e... Oh no, cos'è? Com'era la mia intro, bro? Non me la ricordo più. Vabbè, insomma, siamo a Dubai, raga. Allora, Lorenzo Corral sta facendo colazione. Mi sono stufato. Voglio cambiare totalmente la mia intro dei video. Quindi datemi qualche consiglio. Oggi sarà uno di quei video veramente assurdi. Sicuramente un po' più diversi dal solito. Perché ho visto su YouTube qualche video di qualche influencer americano che è andato in un posto molto interessante. Voi ovviamente vi sarete spoilerati tutto da titolo e da copertina. Abbiamo trovato l'esatta posizione di questo posto su Google Maps. E ora non ci spetta che scendere giù dall'hotel, prendere un taxi e dirigerci verso la destinazione finale. Io non so cosa ci aspetterà là, però sono veramente super convinto che in questa città sostanzialmente esistano posti così, dove trovi macchine abbandonate, distrutte, magari sequestrate dalla polizia, che vanno a finire in questi centri giganti. Questi reperti tu puoi comprarli. Assurdo, è incredibile. Tu puoi comprare una di queste auto rotte, da quanto ho capito. Puoi trovarne alcune veramente ad ottimi prezzi, forse alcune anche gratis. Io direi che non ci resta scoprirlo noi stessi andando là. Comunque, non per dire, ma abbiamo trovato un barbershop. Raga, non so se avete fatto caso al nostro taglio. Super. Vediamo quello di Lore. Un barbershop devastante, sì. Usciamo. In ogni caso, giusto per darvi qualche notizia in più, aggiornarvi un po' su qua com'è la situazione. Vabbè, io e Lorenzo quando siamo insieme le mascherine non ce le teniamo perché abbiamo fatto il tampone e siamo tutti positivi. Ma vi posso garantire che qua a Dubai il rispetto della mascherina è presente ed è fortissimo. Non abbiamo ancora visto praticamente mai nessuno non averla, se non quando mangiano o quando sono seduti nelle panchine. E quando non ce l'hai c'è qualcuno che viene a dirtelo. Tanta roba, cioè il rispetto delle regole qua è assurdo. Iniziamo questa avventura. Good morning. Mi immagino di trovare supercar della Madonna. Anche perché negli altri video loro hanno avuto il culo di trovarle. Vediamo se aspetta anche a noi. Ho visto che hanno veramente di tutto. E questa è una delle leggende, no? Sempre raccontata qua di Dubai. Ci sono le auto abbandonate in mezzo alla strada. Ragazzi, non è assolutamente vero. Cioè, le auto abbandonate, se così veramente dovesse essere, le portano in questi centri. Un parcheggio gigantesco. Voglio una Ferrari a 20.000 euro. La compro, la lascio qua, rotta. Però posso dire di avere una Ferrari almeno. Ho una Ferrari. In sostanza stiamo tornando in mezzo al deserto, perché non so se sai, ma questo è un parcheggio di non so quanti chilometri. Allora, io proverei a cercare la Lamborghini Sesto Elemento. Cioè, tu la vuoi quindi già è abbastanza rara, tu la vuoi trovare distrutta? Io la voglio trovare. Ok, ok, fantastico. Magari con 5.000 euro ce la portiamo a casa. Oggi è una di quelle giornate un po' sofferte, nonostante sia pieno dicembre. Fa caldo, nonostante l'aria condizionata. Ce l'hai l'acqua? No, non è l'acqua. Va sempre portata l'acqua in mezzo al deserto. Dubito, cammello. Come un'intelligenza di cammello. Ok, siamo. Speriamo bene. Ci stiamo registrando. C'è un piccolo problema, però. Che non riusciamo a capire niente. In arabo. Cosa vuol dire? Vabbè, clicchiamo. Stiamo avendo degli evidenti problemi a registrarci. Ora ho passato il pallone a Lorenz, che ha una password il triplo più difficile della mia. Vi ricordate le foto che vedete sempre a Dubai con le auto abbandonate? Non sono abbandonate, sono semplicemente in un deposito di auto. Ma brother! Ma questo classe G cosa gli è successo? Ma gli è passato sopra un treno a questa. È 120.000 euro di auto, ragazzi, stiamo parlando qua, 120.000 euro. Mamma mia. E che tra l'altro, raga, gli interni delle auto sono anche messi bene. Io non ho assolutamente idea, ragazzi. Cioè, veramente è incredibile questo posto. Perché solo a pensare che qua all'interno ci sono milioni, milioni, milioni di euro di auto distrutte, lasciate proprio abbandonate ad aspettare magari un futuro proprietario, è una cosa incredibile. Ma anche solo per recuperare qualche componente, qualche pezzo. Ma magari esistesse una cosa così in Italia. Magari. Sì, esiste. Ma trovi le Fiat Panda, le 500. Cioè, non trovi BMW X5M. No, non li trovi. Mercedes qua è recentissima, questa è recente, vedi che è anche pulita. Fatemi entrare subito. Mamma mia, chissà che incidente pesante. Che figa, voglio una macchina così. Ovviamente tutte le auto sono full optional, impianto audio, tutti i comandi elettronici per il sedile, miliardi e miliardi di tasti vari. Maserati, Mercedes, Jaguar, BMW, Range Rover, anche questo Range Rover, SVR Special. Cosa gli è successo? Cosa gli sarà mai successo? Vediamo, magari possiamo comprarlo. Sì, gli è entrato un piccione nel parabrezza. Vediamolo dentro. Mamma mia, mamma che dolore vedere queste cose.
Dio aiuto, che dolore. Oh mio Dio, qua abbiamo una Porsche totalmente distrutta, proviamo a entrarci. Questa è la Boxster GTS Cabrio. Mamma mia, mi viene male, fammi uscire, mi viene male. Mamma mia, 500, mamma mia, pure Dubai, mamma mia, bella Italia, tutto rotto. Ogni auto, ripeto, ogni auto ha sul parabrezza un'etichetta con la quale poi si può ricercare chiaramente il modello se eventualmente la si vuole comprare. Sono molto curioso veramente di sapere i prezzi, però questo lo vedremo quando usciremo da qua, anche perché siamo mega in ritardo, abbiamo un altro video da fare. Veramente hanno fatto mille storie per farci entrare, ma ce l'abbiamo fatta, siamo bravi, siamo italiani, abbiamo la dialettica quella corretta. Ho scelto la macchina oggi, Hummer arancio quasi KTM, va bene, ti piace? Andiamo in giro così, distrutto. Andiamo in giro così. Ok, mi sa che a questa macchina mancano un po' di componenti. Oh mio Dio, raga. Skyline, ok? Skyline. Guardate com'è ridotta. Assurdo. Povera Skyline. Giustamente c'è la sezione auto, ma è ovvio, non potrebbe mancare la sezione quad. Dato che qua i quad vanno veramente tantissimo sul deserto, le agenzie ne hanno un sacco, eccetera, ne distruggeranno altrettanti. Mio Dio, bro, Rolls Royce, classe G, Rolls Royce blu, Rolls Royce bianca. Oh mio Dio, raga, una limousine. Tutto distrutto, tutto rotto e non funzionano. Voglio entrare in una limousine. Piange cuore. Oh, mi sono venuti a prendere. Ciao amico. Ciao. Tu vuoi refrescire in tutto Dubai? Sì. Vieni, grazie. Prego, entra nella mia limousine. Grazie. Figurati, ah. Scusa, non si può aprire. Scusa, entrare come... da davanti. Scusa, devi scavalcare tutto. Ah, ok, vieni. Ok. Prego. Grazie. Ti può andare dietro. Ah, no, è chiuso, signor. Sorry, scusa. Qua abbiamo il reparto motori, moto. Che cacchio è? Oh mio Dio, questa è un F3. Questa è dell'MV. F3 fatta da drag, raga. Ma non ci credo. F3 fatta da drag. Reparto moto, quad, eccetera. Ma non è così interessante. Non è così interessante tanto quanto un Bentley. Un classe G. Un Ferrari? Cosa? E un altro classe G? Ah, vabbè, certo. Poi, vabbè, sì. Entra a Dubai, non può mancare Rolls Royce. Un Rolls Royce completamente devastato grigio e un Rolls Royce completamente devastato blu. Ok. Una delle mie auto dei sogni. È messa benissimo, 2009-2020. E infatti è chiusa. È a posto sta macchina, che problemi ha? Questa macchina è nuova. È l'SRT 70-80.000. Secondo me qua abbiamo un Rolls Royce blu. Non chiedetemi i modelli perché i Rolls Royce non li conosco. Piangere un po' il cuore. Per un'idea, cosa succederà? È stato un rumore strano, bro. C'è qualche animale dentro. Questo è l'interno di... Io sto male. Sto male. Compriamo subito un Rolls Royce distrutto. Posso dire di avere un Rolls Royce distrutto. Tra l'altro la portiera si apre dall'altra parte. Sì, sai che non ero mai salito su un Rolls Royce. Fammici salire. Mamma mia. Un'altra delle mie auto preferite, costose, lo ammetto, ma... Mamma mia. Non è l'ultimo modello. C'è ancora del profumo, sicuramente profumo della tipa che stava guidando questa macchina. Rendi conto, zio, 100, 200, 300, 500 mila euro di auto abbandonati in mezzo a un parcheggio. E ora l'ultimo giro, ovviamente sulla Ferrari. Ora posso dire di essere stato su tutte le auto. Ferrari totalmente distrutta, mancano gli specchietti, è un po' graffiata leggermente. Però io ci andrei in giro comunque, eh. Motore totalmente scoperto, vediamola dentro. E ora si trova qua. Fare il figo. Questa è la 458 Spider. Full optional, full distrutta però. Io direi che questo video si può chiudere in bellezza con una Shelby GT 500. Questa sembra un carro armato. E tra l'altro non capisco che problemi possa avere, perché è perfetta. Vediamo se è aperta, ma dubito. Lol, chiusa. Perché infatti è nuova. Questa macchina, mamma mia. Qua invece abbiamo una Mustang. Anche questa sembra abbastanza messa a posto. Ah no, è aperta, quindi vuol dire che è distrutta. Di solito quelle aperte... quelle distrutte. Bubble Bee, trasformati. No, non si trasforma, è morto. E cosa ti è successo? Ti hanno ucciso i Decepticon, poverina.
Bene ragazzi, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Ah no, devo guardare un attimo i prezzi, bro. In sostanza, questo qua è il sito di Copart, dove potrete trovare tutta la lista dei vari veicoli usati. E per farvi un esempio e per non tirare troppo in lungo questo video, ho trovato questa Ford Mustang GT del 2019 con 21.449 km, con un'offerta corrente di 17.100 AED. Non sono nient'altro che circa, erano 4.000 euro. Quindi in questo video cosa succederà? Proverò a comprare una Ford Mustang. Non ho idea né di come importarla, né di cosa succederà se il venditore accetterà la mia offerta. Però la sto per comprare. Ma sei serio? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like a questo video. Visto questo posto, mi sembrava assurdo non portarvi un video. Cimitero delle supercar. E noi come al solito ci vediamo in un prossimo. Ciao amici. Ah, tra l'altro su Instagram, grazie al vostro supporto, ho trovato questo posto. Quindi venite a trovarmi, che mi fate veramente stracontento a farmi sapere dell'esistenza di questi posti. Grazie. Lorenzo Lari, trattino basso. Ciao.